descrive caratteristiche eterne della natura umana. Dostoevskij era un giocatore accanito e responsabile ed era capace in una sola sera di giocare tutto ciò che possedeva. E la sua straordinaria capacità di scrivere era anche generata dal senso di colpa di una pesante sconfitta. L'esperienza personale di accanito giocatore Dostoevskij la trasferisce nel suo protagonista, Alexei Ivanovich, che all'inizio gioca per ordine di una donna da cui è da sempre perdutamente innamorato, Polina Alexandrovna. Ma poi nasce in lui una sensazione strana, una specie di sfida al destino. Intanto comunque avevo ricevuto da lei un incarico, andare a giocare alla roulette e vincere a ogni costo. E confesso che la cosa mi riusciva alquanto sgradita. Il desiderio di mostrargli la lingua e di dargli un buffetto a questo maledetto destino. E anche quando vince una somma di denaro superiore a quanto gli occorreva, continua a giocare, ormai preso dal demone del gioco, perché a un certo punto si gioca per giocare. Era nata in me una strana sensazione, come una specie di sfida al destino, il desiderio di fargli un buffetto a questo maledetto destino. La Che mia messa strano. in scena onirica e simbolica si traduce nella incontrollata e sfrenata ossessione del protagonista, ossessione che riversa prima nei confronti di Polina Alexandrovna e che poi si traduce in ossessione per il tavolo da gioco. Il fatto è che basta un giro di ruota per cambiare tutto. Che cosa sono io adesso? Uno zero! Denaro e donna si intrecciano nello stesso contraddittorio vortice. Alexei li desidera entrambi, spasmodicamente, ma una volta ottenuta la grazia di entrambi, li respinge. Come potete parlare così con me? Sono forse De Grier? Io! Fiatio, sì! Non vi amo più di quanto non amassi De Grier! Polina! L'idea, infatti, che possa esistere un oggetto del desiderio fuori da se stesso, che colmi, che vada a riempire quello stesso desiderio, si rivela presto illusorio. Il desiderio rimane sempre e comunque insoddisfatto. Il denaro e la donna diventano perciò delle gabbie, degli inganni, delle prigioni. Ogni giorno che passa vi amo sempre di più. E questo è praticamente impossibile. Ricordate l'altro giorno, sullo Schlangenberger, vi ho detto, dite una parola, io mi butto, mi uccido, mi butto nel precipizio. L'emozione dell'aver messo a rischio tutto ciò che possiede, di restare per un giro di ruota co come sospeso nel vuoto delle possibilità, produce nel giocatore Alexei Ivanovich una vera e propria scarica di adrenalina. Il gioco, a questo punto, di Alexei diventa un gioco con se stesso, non è più un mero gioco diversivo, divertimento. Diventa la sua stessa vita e così perde tutto. Feci la più alta puntata ammessa, 4.000 fiorini, sempre sul manco, ero fissato per il manco. E persi. Allora tirai fuori tutto quello che mi era rimasto, tutto quello che avevo, tutto, e lo puntai ancora sul manco. Il giocatore per me è un racconto morale, è il romanzo più sincero che abbia scritto Dostoevskij. È il mio spettacolo, nero nella forma e noir nella sostanza. È teatro morale, non inteso come ora d'aria dalla prigione quotidiana, ma un'alternativa propositiva di un altro senso della vita. La morale della favola è che l'azzardo costituisce la metafora della vita. Vince chi non ha niente da perdere ed è disposto a rischiare tutto, in ogni momento. E cosa sarebbe successo se allora mi fossi perduto d'animo? Se non avessi
avessi avuto il coraggio di rischiare. Il carattere. Cosa sarebbe successo? Lo spettacolo del giocatore, per me che lo interpreto, vuol dire interpretare innanzitutto un racconto. E poi c'è una grande, diciamo, anche differenza tra il leggere il Dostoevskij e rappresentarlo. In un certo senso Dostoevskij forse è irrappresentabile, perché quando lui scrive i suoi romanzi sono piacevolissimi alla lettura, perché accanto a una trama sviluppa continuamente digressioni, parla di tantissime altre cose. Invece quando poi bisogna rappresentarlo bisogna fare una scelta e quindi diciamo in un certo senso diventa un po' un punto di vista. La terribile Antonina Vasilevna Tarasova, gran proprietaria signora Moscovita. La Babulinka, la nonna, sul conto della quale si scrivevano, si mandavano, si ricevevano telegrammi. Ed improvviso era piombata tra di noi come la tegola sulla testa. Qui! E proprio lei si aspettavano di vedere stesa nella bara? Ma quella ci seppellirà tutti quanti. Se io vi dicessi, uccidete quell'uomo, lo fareste? Chi? Chi vorrò io? Il francese. Non interrogate, ma rispondete. Chi vindicherò io? Voglio sapere se poco fa avete parlato seriamente. Voi vi vergognate di degnarmi della vostra sincerità? Sto affatto parlando di questo. Vi ho fatto una domanda ed aspetto una risposta. Sì, ucciderò. Ucciderò chiunque voi mi ordinerete di uccidere. Poi è stato scelto di sviluppare il percorso poi del protagonista Alexei Ivanovich sulla metamorfosi che può avere una persona, e questo è un tema molto moderno, quando si accorge che tutte le cose a cui tiene a un certo punto non diventano più importanti, ma che si possono puntare. E da qui, diciamo, un po' una frase che è stata per noi molto importante come chiave di tutto, cioè giochi e vinci quando non hai più nulla da perdere, quando proprio non tieni più a niente, ti fai un salto e ti consideri libero e giochi. Queste sono sciocchezze! Perché avete perduto il mio denaro? Perché me l'avete dato da perdere, ve l'avevo detto. Io non posso giocare per gli altri, né tantomeno per voi. Perché ve ne serve tanto? A che scopo queste domande? Mi avete promesso una spiegazione. Non c'è nulla che possa interessarvi nelle mie faccende. Il fatto è che basta un giro di ruota per cambiare tutto. Cosa sono io adesso? Sono uno zero. Che cosa potrei essere domani? Domani potrei ricominciare a vivere. Intanto, però, con quale mancamento di cuore adesso ascolto il croupier quando esclama noir, rouge, père, ampère, manque, passe. Il generale è un personaggio basilare, perché nel romanzo è basilare. Qui sembra, diciamo, apparire come in un sogno, come nei ricordi, ma la sua figura è fondamentale nello sviluppo, come tutti, non ci sono personaggi che siano inferiori o superiori, a parte il narratore è il protagonista, e quindi gli altri servono ovviamente. Il mio personaggio, diciamo che è un personaggio controverso, perché passa da diversi stati d'animo, dall'arroganza fino all'umiliazione, autoumiliarsi. Dovete convenire che io qui mi devo comportare in maniera particolare, soprattutto ora. Voi non conoscete tutte le circostanze. Quando ce ne andremo da qui, io sono disponibile a riprendervi con me, ma ora lo faccio soltanto così. Ecco, insomma, in una parola, voi mi capite? Alexei Ivanovich! E il mio personaggio
Anche lei è travolta da questa spirale del gioco, del vizio, e quindi lei cerca di mantenere la situazione di prendere il controllo della situazione, ma è una situazione impossibile da controllare, e alla fine perde il senno, no? Ascoltate, tenete bene in mente. Prendete questi 20 federici, andate a giocare e vincete alla roulette quanto più potete. Ho bisogno di denaro a ogni costo. Io stessa, per quanto sciocco sia questo pensiero, spero ormai soltanto nella roulette. E perciò voi dovete assolutamente giocare. E si capisce, lo farete. Proprio tu vuoi che ti lasci per andare da quell'inglese? Dammi soltanto un'ora, dammi un'ora soltanto. Ritornerò, vedrai. È indispensabile, vedrai. Resta qui.